Ben ritrovati i nostri telespettatori per questa nuova puntata di A Pensarci Bene, l'appuntamento del lunedì di 99 TV, appuntamento di opinione, di approfondimento che mandiamo settimanalmente, quindi una vecchia consuetudine. Questa puntata vuole essere dedicata a uno dei tantissimi temi di questo periodo, ce ne sono davvero tanti che si perdono persino di vista. Uno di questi è addirittura la richiesta di impeachment per il presidente Napolitano. È una di quelle notizie che in altri tempi sarebbe stata in prima pagina, avrebbe fatto molto scalpore, ma considerato il periodo tra gli spot di Renzi, la pubblicità che manda di sé Renzi, le liti interne ai partiti, la confusione che c'è, insomma, è passata quasi in subordine. Eppure, questa richiesta, al di là appunto del tema in sé, pone un problema molto, molto reale, un problema che effettivamente viene volutamente ignorato in questo periodo, quello del ruolo del Presidente della Repubblica. Cioè, ci troviamo in una repubblica parlamentare, come dovrebbe essere, come dice la Costituzione, o in una repubblica presidenziale. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle proteste, appunto, di Grillo e dei suoi, come anche della Lega, è stato il vertice che è stato convocato da Napolitano sulla legge elettorale. In effetti è una iniziativa inconsueta, comunque anomala nella nostra realtà parlamentare. Sono delle iniziative che sono normalissime in Francia, dove in effetti c'è una repubblica presidenziale, c'è un presidente che ha una sua maggioranza e quindi fa vertici, riunisce, chiama a rapporto i suoi collaboratori. È una realtà normale anche negli Stati Uniti e in generale non lo è, ad esempio, in Germania, dove il Presidente della Repubblica ha un valore simbolico come simbolo di unità nazionale, tant'è che non viene neanche conosciuto, e quindi lì non succede. Ma l'Italia dovrebbe essere più o meno come la Germania, come l'Israele, come altre nazioni dove appunto il ruolo più importante viene assegnato al Presidente del Consiglio. Vedere che è stato fatto un vertice di personaggi, di maggioranza, che poi è stato allargato anche in un altro momento all'opposizione, è un'iniziativa sicuramente irrituale, come si suol dire, insomma, una di quelle iniziative strane, anomale, che non a caso ha suscitato le proteste di alcuni partiti di opposizione che si sono sentiti offesi, che si sono sentiti esclusi, e in particolare appunto i grillini, i quali non hanno aderito anche al successivo invito fatto più per far vedere, insomma, probabilmente Napolitano si è anche reso conto della gaffe fatta o comunque della particolarità di questa sua scelta, e li ha invitati in un secondo momento e loro hanno scelto di non andarci. Una volta tanto, con la scarsa simpatia che mi ritrovo ad avere per i grillini, ma una volta tanto hanno ragione. Quindi c'è da dire che questa situazione attuale sta ponendo effettivamente dei grossi problemi anche di tenuta costituzionale, anche di rispetto della Costituzione. In Italia ovviamente le cose si vogliono ascoltare quando si vogliono ascoltare, si vuole far finta di non sentire quando non si vogliono sentire le cose, e come dice il proverbio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Dunque, non ci meravigliamo che certe iniziative sicuramente particolari del Presidente della Repubblica siano state volutamente dimenticate, o peggio, non siano state commentate, siano state ritenute normali, tra cui appunto le sue pressioni per modificare la legge elettorale, le sue iniziative, il vertice addirittura che ha convocato presso di sé. Non è normale. L'Italia continua a portarsi dietro quella che qualcuno continua a considerare la Costituzione più bella del mondo, un'assurdità davvero paradossale. Tutte le cose hanno fatto il loro tempo, c'è un tempo per tutte le cose, è scritto anche nella Bibbia. Insomma, non è possibile continuare a portare avanti un'idea di intoccabilità della Costituzione a distanza di 70 anni, a distanza cioè di un'enormità di tempo che è passato. Nella seconda parte del Novecento è successo di tutto, è caduto il muro di Berlino,
sono cambiata la carta del mondo, sono nati nuovi stati, è successo proprio davvero di tutto, è stata cancellata la civiltà contadina, si è creata una civiltà industriale, si è creato un terziario avanzato e diverso, abbiamo una società post-industriale, come si suol dire, insomma, di tutto di più è avvenuto, ma sembrerebbe che l'unica cosa che non dovrebbe cambiare è una carta costituzionale nata nel periodo in cui era appena terminata la Seconda Guerra Mondiale e quindi c'erano ben altre esigenze. Questa carta costituzionale è comunque responsabile della grande difficoltà che in Italia si ha nel fare le riforme, perché è inutile che ci prendiamo in giro, è inutile che poi viene fuori ancora una volta l'uomo della provvidenza a dire le faccio io le riforme. Con questa macchina attuale, con questa realtà attuale, fare le riforme è davvero impossibile, perché è stato creato e nello stesso e negli anni è stato anche perfezionato un sistema di contrappesi che rende praticamente impossibile fare riforme, rende davvero uno sforzo titanico fare delle cose diverse, perché le Camere si sono raddoppiate e quindi si è reso duplice il lavoro con la possibilità di annullare il lavoro di una o dell'altra. Se non c'è poi, se non ci sono le Camere, le leggi vengono fatte, c'è la Corte Costituzionale, ci sono i magistrati, ci sono gli altri enti di controllo, ci sono le agenzie, le regioni che poi sono diventate un altro stato nello stato con un'altra serie di parassiti e di mangiapane a tradimento che ci portiamo dietro da tanti anni. Ci sono altri enti minori che solo in parte sono stati cancellati, tra l'altro neanche in modo organico, perché ad esempio la provincia che dovrebbe essere un ente più o meno cancellato, ma non è chiara ancora a che punto stiamo, ma le deleghe, le competenze di questo ente, a chi vanno? Quelli che si lamentano della mancanza di scuole o di strade, a chi si devono rivolgere? E insomma, fasi che sono talmente complesse da rendere difficile ancor più la vita alle persone. E le regioni davvero possono continuare a sperperare soldi e a far proliferare un'altra fascia di mangiapane a tradimento come se ne avessimo pochi a Roma e ancora tutte le altre realtà, le caste che continuano a esistere, le caste professionali, le caste anche in un certo senso di professione e mestieri o anche di potenti, di burocrati, di amministratori, di persone che sembrano esistere al di fuori e al di là di ogni controllo, come delle entità metafisiche. Bene, tutte queste realtà, come si fa a eliminarle? In questo modo, con questa struttura incessata, riesce davvero difficile concepire una riforma e un cambiamento. Per cui abbiamo visto anche negli ultimi anni che tutti i tentativi si sono infranti da una parte ovviamente contro una cattiva volontà della classe politica, perché non dobbiamo dimenticare questo stupido arroccamento della classe politica che cerca di ottenere il consenso dei cittadini promettendo riforme, poi quando arrivano nelle stanze del potere si accorgono che non le vogliono fare, non le possono fare. Insomma, la malafede della politica si unisce a un sistema effettivamente ingessato e bloccato. Bloccato per questo vizio di forma, questo vizio che è all'origine, che è quello appunto di uno Stato in cui non ci sono poteri forti. Ovviamente non c'è bisogno di creare delle dittature o delle persone che abbiano il potere di fare tutto quello che vogliono, non esistono, ma almeno mettere nelle condizioni qualcuno di avere un potere reale di poter fare quello che dovrebbe fare. E in questo senso il Presidente del Consiglio negli ultimi anni si è sempre lamentato di non avere sufficiente potere, gli altri organi si sono sempre lamentati
della mancanza di coordinamento. Insomma, il problema italiano è un problema molto, molto, molto complesso. E il presidente Napolitano in questo momento sta occupando degli spazi che in effetti non dovrebbero essere suoi. Si è detto che sta svolgendo un ruolo di supplenza, ma in effetti stiamo proprio ai margini del dettato costituzionale, per cui insomma quello che appare davvero assurdo è che si voglia da una parte rifiutare in tutti i modi il sistema presidenziale, lo si considera quasi, soprattutto certi partiti di sinistra lo considerano quasi come un'anticamera della dittatura, d'altra parte si sta accettando praticamente, si sta chiudendo gli occhi su quelle che sono le iniziative di Napolitano, che sta cercando di aiutare i partiti a realizzare queste riforme. È una situazione dunque anomala. Il sistema presidenziale, continuo a sostenerlo da tanti anni, avrebbe sicuramente un merito, quello di dare ai partiti, agli italiani, dare ai cittadini un punto di riferimento visibile. Il Presidente della Repubblica in Francia, non è che in Francia abbiano risolto tutti i problemi con il sistema presidenziale, sia ben chiaro, però c'è almeno un responsabile, un punto di riferimento, una persona, in questo caso Hollande, prima Sarkozy, che è sottoposto a un controllo, che ha il dovere di fare le riforme, di fare qualcosa, ma anche solo a prendersi la responsabilità e non poter dire non ho potuto fare questo perché non me lo hanno permesso, è già qualcosa di positivo, perché in Italia anche questo abbiamo sentito, che negli ultimi anni persone che avevano delle maggioranze anche schiaccianti hanno detto non mi hanno permesso di lavorare. In parte è vero, in parte non era vero perché era la sua stessa maggioranza che glielo impediva, ma insomma questi alibi sono degli alibi che ci hanno impedito di crescere, ci hanno reso una nazione in grande declino, una nazione che aveva una volta un posto importantissimo nel turismo ed ormai sta perdendo colpi, che aveva un ruolo importantissimo in molti settori industriali e sta perdendo posizioni, una nazione che sta perdendo competitività ogni giorno, e dunque questa mancanza di controllo, questa mancanza di potere centrale, questa mancanza di delega per qualcuno è gravissima. I cittadini avrebbero il diritto dovere di scegliersi la persona che dovrebbe avere in mano il potere, che dovrebbe insomma avere un ruolo di responsabilità che altri non devono avere. Il Presidente della Repubblica in un sistema presidenziale è effettivamente questa persona, è Obama negli Stati Uniti e appunto Hollande in Francia, persone che dovrebbero poter avere i mezzi a disposizione per fare queste benedette e sacrosante riforme. È diventata una barzelletta, in fondo, adesso la ripete questa barzelletta anche Renzi, faremo le riforme, ma se si sfogliano i giornali ci si accorge che già negli anni 50 si leggeva della necessità di cambiare la Costituzione, di fare le riforme. Già nei primissimi anni appunto, già a ridosso dell'approvazione della Costituzione, già si parlava di crisi, di necessità di cambiare, di necessità di aggiornare lo Stato. Quindi sono discorsi che ci stiamo portando dietro ormai da decenni e decenni, e che si sono sempre più incancreniti, sempre più diventati complessi e delicati. Dunque, questa supplenza di Napolitano evidentemente rappresenta, da una parte, effettivamente uno sconfinamento dai propri compiti, che dovrebbero essere molto più limitati e ristretti, d'altra parte una necessità che dovrebbe però finire, insomma, trovare finalmente il bandolo della matassa e fare queste riforme, dovrebbe essere una realtà, un imperativo categorico posto al centro di ogni discussione, e invece ci accorgiamo che è tutta una presa in giro e che insomma
questa necessità di una responsabilità da parte di una persona che noi cittadini dovremmo eleggere direttamente, perché anche questo è un problema, insomma, questa mancanza di potere da parte dei cittadini, mancanza di potere anche effettivo, anche simbolico, perché appunto non eleggiamo il Presidente della Repubblica, non eleggiamo il Presidente del Consiglio, non eleggiamo niente, subiamo soltanto i capricci di questa classe politica di sanguisughe, di cialtroni spesso, perché purtroppo questo è. E allora la necessità di riprendere questo bandolo della matassa e di riportare finalmente al centro l'uomo, non l'uomo solo, per carità, ma l'uomo che venga eletto dai cittadini e venga inviato lì proprio per fare qualcosa, è una necessità inderogabile. Bisognerebbe finalmente smetterla di voler ostinarsi a non vedere il problema. Una persona di 80 e più anni come Napolitano non può essere l'uomo del futuro che tra l'altro in un sistema costituzionale che non glielo permette svolge un ruolo di supplenza. Bisognerebbe finalmente nominare il titolare, per riprendere un po' la simbologia, insomma il supplente dovrebbe lasciare spazio a un giovane che abbia gli strumenti per farlo e che non stia lì a fare pubblicità a se stesso, poi quando arriva lì non risolve nulla, perché non può risolvere nulla. Questo è uno dei tanti problemi, di qui ovviamente anche quella la discussione dalla quale eravamo partiti, l'impeachment che era stato richiesto. Ovviamente è una reazione spropositata, ma che appunto pone un problema reale, come abbiamo detto. Bisogna problema reale, che è quello di un ruolo del Presidente della Repubblica che andrebbe disciplinato, andrebbe a questo punto eliminato, privato del suo aspetto simbolico, per diventare un potere effettivo, magari ecco, non più i 7 anni che sono tanti e che si legano a un potere appunto più simbolico che reale. Si potrebbe diminuire questo periodo portandolo ai 4 anni degli Stati Uniti, ponendo un termine alla rielezione. Tutto si può fare, l'importante è che si cerchi finalmente una strada. È anche vero che in altre nazioni dei grandissimi cambiamenti sono stati anche realizzati con sistemi parlamentari, ad esempio in Spagna grandi cambiamenti sociali e civili sono stati realizzati con maggioranze tutto sommato anche ristrette, il caso dei socialisti in Spagna. E però la Spagna, che veniva da una dittatura franchista molto più recente del nostro fascismo, ha avuto più capacità e più abilità nel cambiare le cose di quanto ne abbiamo avuto noi. Insomma, è un sistema meno imbalsamato, che oggi ha dei grossi problemi, ma perlomeno non ha questo bisogno impellente di riforme che abbiamo noi. Allora, anziché pensare che l'uomo della provvidenza debba risolvere tutto in un sistema bloccato, bisogna prima liberare questo sistema e cambiarlo in qualche modo, altrimenti staremo a prenderci in giro, perché avremo di nuovo magari delle maggioranze assegnate a qualche Presidente del Consiglio che però poi dirà: ma non mi hanno permesso di lavorare, ma la Corte Costituzionale mi ha buttato giù tutte le leggi, ma non è possibile cambiare la Costituzione anche con la maggioranza perché non è previsto. Insomma, questi alibi hanno davvero stancato, se non altro perché intorno a noi c'è una crisi assurda, c'è una disoccupazione che cresce, c'è un dato che dovrebbe preoccupare realmente, non a chiacchiere, chi ci governa, quello del 40+% di disoccupazione giovanile. Insomma, dare un futuro a questi giovani dovrebbe essere uno dei tanti imperativi categorici che non vengono rispettati, una delle tante necessità dei giorni nostri. Allora, speriamo che si capisca prima o poi seriamente che il tempo delle supplenze è finito, che il presidente con i suoi tanti anni, i suoi acciacchi, avrebbe tutto il diritto di riposarsi e che i giovani dovrebbero finalmente
prendere il suo posto in maniera seria con un sistema magari presidenziale o comunque chiaro, che dà dei poteri, dà dei limiti ben chiari, ma insomma permette alle persone di lavorare. Bene, questa era allora la nostra riflessione di oggi. A pensarci bene, l'appuntamento del lunedì di 99 TV si ferma qui. Ci rivediamo la settimana prossima. Grazie e arrivederci.